Salve amici. I sottomarini nucleari eccitano da tempo le menti degli sceneggiatori di Hollywood. Basti ricordare il film d'azione Caccia a Ottobre Rosso o la serie TV degli anni 60 Viaggio in fondo al mare. Queste navi da guerra sono formidabili strumenti di influenza geopolitica che scivolano silenziosamente attraverso le oscure profondità dell'oceano per i loro affari top secret. Ma quando un sottomarino di questo tipo termina il suo servizio, si trasforma in una fonte galleggiante di pericolo radioattivo, poiché a bordo si trova combustibile nucleare esausto, difficile da estrarre. Le marine militari armate di sottomarini a propulsione nucleare devono affrontare enormi sforzi per smaltire l'eredità della Guerra Fredda. Come risultato di questo lavoro sono comparsi cimiteri di sottomarini nucleari. Si possono trovare nella costa settentrionale del Pacifico negli Stati Uniti, sopra il circolo polare artico e anche vicino alla base della flotta russa del Pacifico a Vladivostok. Fino alla metà del XX secolo, tutti i sottomarini utilizzavano due tipi di impianti di potenza. Per spostarsi quando emergevano in superficie, i sottomarini utilizzavano potenti motori diesel e per spostarsi sott'acqua usavano la propulsione elettrica tramite batterie. Pertanto, l'autonomia del sottomarino era notevolmente limitata. Tutto cambiò nel 1954. Fu in quell'anno che gli Stati Uniti costruirono il primo sottomarino nucleare al mondo, il Nautilus. Molto presto, appena 3 anni dopo, anche l'Unione Sovietica ebbe un sottomarino a propulsione nucleare. Prima del crollo dell'Unione Sovietica nel 91, a causa di vari malfunzionamenti ed emergenze, affondarono 4 sottomarini nucleari sovietici. Si trovano ancora oggi sul fondo del mare e rappresentano una vera minaccia per gli oceani. Il sottomarino K8 affondò a causa dell'inaffidabilità del reattore nucleare. A bordo del sottomarino, che faceva parte del progetto 627A, si verificarono numerose emergenze nel corso dei 10 anni di attività dal 1960. I membri dell'equipaggio furono esposti a dosi significative di radiazioni. Tuttavia, quel fatidico 12 aprile 1970, la causa del naufragio non fu il reattore nucleare. Nella primavera del 70, l'URSS condusse una delle più grandi esercitazioni militari tattiche per la sua flotta, la Ocean 70. Vi prese parte anche il sottomarino K8. Durante una risalita programmata, da una profondità di 150 metri, nel vano sonar scoppiò un incendio, causato da un cortocircuito. L'incendio cominciò a diffondersi in fretta in tutto il sottomarino, raggiungendo tra l'altro il compartimento del reattore. Per evitare un disastro nucleare, il personale della centrale elettrica rischiò la vita per spegnere l'incendio. Il sottomarino emerse in sicurezza e iniziò l'evacuazione dell'equipaggio. Tuttavia, in quei giorni infuriava una tempesta nel Golfo di Biscaglia, la cui forza raggiunse gli 8 punti. Il sottomarino perse stabilità. Nonostante tutti i tentativi dei marinai di eseguire gli ordini e salvare il sottomarino ad ogni costo, 4 giorni dopo l'incendio, il K8, insieme al capitano Bessonov e 52 membri dell'equipaggio, affondò. Attualmente, insieme a 2 reattori nucleari e 4 siluri con testate nucleari, si trova sul fondo dell'Atlantico, a 500 km dalla costa spagnola, a una profondità di circa 4.700 metri. Ad oggi, l'umanità non ha le capacità tecniche per sollevare in sicurezza i pericolosi resti nucleari del K8 dal fondo del Golfo di Biscaglia. Il giorno della vittoria, il 9 maggio 1983, in URSS fu varato l'unico sottomarino del progetto 685 Plavnik, il K278 Komsomolets. Nella classificazione NATO era elencato con il nome in codice Mike. Durante la costruzione del Komsomolets, gli ingegneri sovietici utilizzarono leghe di titanio uniche, che rendevano lo scafo del sottomarino particolarmente resistente all'alta pressione delle profondità oceaniche. È proprio il K278 che detiene il record di immersione per sottomarini da combattimento, fino ad oggi mai battuto. Nell'agosto 85, il Komsomolets riuscì a raggiungere una profondità di 1,27 km e a galleggiare in sicurezza in superficie. Tuttavia, 4 anni dopo, il sottomarino da record intraprese la sua ultima missione di combattimento.
Il 7 aprile 89 il K-278 affondò nel mare di Norvegia. A bordo del Komsomolets, mentre navigava a 8 nodi a una profondità di 380 metri, scoppiò un incendio. Ad oggi le cause non sono state stabilite. Tutti i tentativi di spegnere l'incendio non ebbero successo, ma il sottomarino riuscì a galleggiare in sicurezza in superficie. Durante la risalita, il fuoco si intensificò. Lo scafo iniziò a inclinarsi sul lato sinistro e a poppa. Dopodiché, il comandante del Komsomolets diede l'ordine di evacuare l'equipaggio. Letteralmente pochi minuti dopo, il sottomarino, avendo perso completamente stabilità, iniziò a immergersi rapidamente nelle fredde acque del Mar di Norvegia. Dei 69 membri dell'equipaggio morirono 42 persone, compreso il capitano. Attualmente il Komsomolets si trova a una profondità di circa 1,7 km. La posizione del sottomarino affondato è nota a scienziati e ricercatori. Sia gli specialisti norvegesi che quelli russi monitorano costantemente la contaminazione da isotopi radioattivi nelle acque adiacenti del Mar di Norvegia. Studi recenti hanno dimostrato che, sebbene non vi sia ancora una minaccia visibile per la Norvegia e la parte continentale della Federazione Russa, il fondo di radioattività naturale vicino al Komsomolets supera già il livello consentito di 100.000 volte. Oltre ai 4 sottomarini nucleari sovietici, sul fondo degli oceani del mondo si trovano anche 2 sottomarini militari americani. Nella primavera del 63, il sottomarino USS Thrasher affondò nelle acque del Nord Atlantico durante alcune manovre di prova. Nel disastro morirono 129 persone. Tra loro non c'erano solo membri dell'equipaggio, 112 marinai, ma anche 17 ingegneri, civili. I resti del sottomarino giacciono sul fondo a più di 2,5 km di profondità, anche se il reattore non fu mai individuato. Un altro sottomarino nucleare americano, lo USS Scorpion, affondò con un equipaggio di 99 persone il 22 maggio 1968, nell'Oceano Atlantico, mentre tornava a Norfolk dal Mar Mediterraneo. L'improvvisa distruzione dello scafo, a causa di una forte pressione idrostatica, ne causò l'affondamento. Molto probabilmente uno dei siluri esplose a bordo. La posizione esatta dei resti dello Scorpion, ad eccezione della profondità, che supera i 3.000 metri, è ancora tenuta segreta dalle autorità americane, così come lo stato del reattore e dell'arsenale di armi nucleari. Il pericolo rappresentato dai sottomarini nucleari affondati è reale. Dopotutto, ognuno di essi può diventare una nuova Chernobyl sottomarina, e ciò rappresenta una vera e propria minaccia per il futuro di tutta la vita biologica sul pianeta Terra. Inoltre, non solo i sottomarini nucleari affondati rappresentano un grande pericolo, ma anche i cimiteri con i loro resti arrugginiti. I cimiteri di sottomarini differiscono l'uno dall'altro. I più sporchi e pericolosi, situati nella Siberia settentrionale, sono essenzialmente discariche di rifiuti nucleari. Reattori smantellati ed elementi di combustibile esausto ricoprono il fondale marino a una profondità di 300 metri. A quanto pare, fino all'inizio degli anni 90, i marinai sovietici si sbarazzavano dei sottomarini nucleari e a diesel semplicemente gettandoli in mare. Il cimitero dei sottomarini diesel elettrici nei fiordi della Baia di Olenia, nell'Artico russo, sembra surreale. Ci sono prue arrugginite di sottomarini con tubi lanciasiluri esposti, torri di comando decrepite e inclinate e scafi distrutti. La flotta sovietica trasformò il mare di Kara in un acquario pieno di scorie radioattive. Sul fondo del mare si trovano circa 17.000 contenitori di rifiuti radioattivi, 16 reattori nucleari e 5 sottomarini nucleari completamente sommersi, uno dei quali ha ancora entrambi i reattori pieni di carburante. Ora le compagnie petrolifere e del gas stanno tenendo d'occhio l'area del Mar di Kara. Se il rivestimento dei reattori viene danneggiato accidentalmente durante la perforazione di un pozzo, ciò potrebbe causare la contaminazione radioattiva della fauna marina. I cimiteri ufficiali di sottomarini sono un'altra cosa. Potete trovarli anche su Google Maps. Se guardate le foto satellitari ad alta risoluzione del più grande deposito di scorie nucleari degli Stati Uniti a Hanford, del deposito di Saida Bay sulla penisola di Kola o dei cantieri navali intorno a Vladivostok, noterete file di tubi e container in acciaio, ciascuno lungo circa 12 metri.
A Hanford i container sono accatastati in lunghe trincee di terra in attesa di essere smaltiti. Al molo di Saida Bay sono impilati in file ordinate e nel Mar del Giappone sono ormeggiati presso il molo della base sottomarina di Pavlovsk, vicino a Vladivostok. Questi container sono tutto ciò che resta di centinaia di sottomarini nucleari. Sono blocchi di reattori svuotati dal combustibile e sigillati ermeticamente, che vengono creati durante lo smantellamento dei sottomarini. Il processo viene perfezionato presso il cantiere navale e la stazione di manutenzione intermedia di Puget Sound a Bremerton, nello stato di Washington. Questo è un processo meticoloso. Innanzitutto, il sottomarino dismesso viene rimorchiato fino a un'apposita banchina, dove tutti i liquidi vengono drenati dal compartimento del reattore, scoprendo i recipienti con il combustibile esausto. Ciascuno dei recipienti viene quindi rimosso individualmente dal reattore, collocato in container per il combustibile esausto e inviato su rotaia per lo smaltimento a un impianto di stoccaggio. Negli Stati Uniti, questo lavoro viene fatto dalla Naval Reactors Facility, nel territorio dell'Idaho National Laboratory, e in Russia dalla Mayak nella regione di Chelyabinsk. Sebbene queste operazioni non lascino uranio arricchito nei generatori di vapore, nelle pompe, nelle valvole e nelle tubazioni del compartimento del reattore, il metallo di cui è costituito è diventato radioattivo dopo decenni di bombardamento di neutroni. Pertanto, dopo aver rimosso il carburante, il sottomarino viene portato in un bacino di carenaggio, dove il compartimento del reattore, così come i compartimenti adiacenti ad esso, vengono tagliati fuori dallo scafo. Quindi, sui frammenti ritagliati vengono saldati spessi tappi di acciaio. Pertanto, i container sono in realtà segmenti ermeticamente chiusi del sottomarino stesso. Tutti i componenti non radioattivi del sottomarino vengono smaltiti separatamente. Ora anche la Federazione Russa utilizza questa tecnologia. L'Occidente un tempo temeva che a causa dei requisiti meno rigorosi imposti ai processi di smaltimento dei rifiuti nucleari nel paese, il combustibile esausto potesse finire nelle mani dei terroristi. Così, nella baia di Andreeva, vicino a Saida Bay, è ancora immagazzinato il combustibile esausto di 90 sottomarini dismessi tra gli anni 60 e 70. Nel 2002 i paesi del G8 hanno lanciato un programma decennale da 20 miliardi di dollari per trasferire la tecnologia americana per lo smaltimento dei rifiuti nucleari alla Federazione Russa. Grazie a questo programma, gli standard di riciclaggio russi sono aumentati in modo significativo. Le condizioni di stoccaggio sono migliorate e sono stati costruiti depositi fuori terra per i reattori dismessi. Utilizzando la tecnica dei container, la Russia ha finora smantellato 120 sottomarini nucleari della flotta del Nord e 75 della flotta del Pacifico. Negli Stati Uniti, questa tecnologia è stata usata per smantellare 125 sottomarini della Guerra Fredda. Anche la Francia ricorre al metodo dei container. Invece, i sottomarini nucleari della Royal Navy della Gran Bretagna sono progettati in modo tale che il modulo del reattore possa essere rimosso dallo scafo senza tagliarlo insieme al compartimento. Il reattore viene rimosso insieme al guscio di contenimento, posto in un contenitore e portato via per lo stoccaggio. Tuttavia, non è chiaro quando verranno attuati i piani del Regno Unito di smantellare 12 sottomarini dismessi e ormeggiati a Devonport, nel sud dell'Inghilterra. Così come altri 7 a Rosyth, in Scozia. Il governo non ha ancora deciso quale delle 5 strutture esistenti del paese dovrebbe immagazzinare i reattori e il combustibile esausto. Purtroppo, il fatto che lo smantellamento sicuro dei sottomarini nucleari richieda molto tempo e sia costoso non influisce in alcun modo sul desiderio degli strateghi militari di costruirne di nuovi. La Marina americana considera un'ottima soluzione dotare i sottomarini di centrali nucleari e non passerà a fonti energetiche alternative. Gli Stati Uniti non sono i soli ad amare i sottomarini nucleari. 4 di questi sottomarini sono in costruzione nei cantieri navali russi di Severodvinsk e si prevede di costruire altre 8 imbarcazioni simili. Nonostante il budget limitato, la Russia è impegnata ad espandere la sua flotta. La Cina sta facendo la stessa cosa. Quindi, a quanto pare, i cimiteri sottomarini e gli impianti di stoccaggio non si svuoteranno presto. Con questo è tutto, amici.
lasciate un mi piace, scrivete un commento e iscrivetevi al canale, attivando anche la campanella. A presto!